Come vi avevo scritto prima su Facebook, mi stasera, boh, non lo so, è l'una che scappa, visto, perché sto tenendo in alto il cavalletto. Stasera avevo voglia di fare una videoricetta, non dietetica, appunto, come ho detto prima, ma il non dietetico non significa che cucino con il lardo, significa semplicemente che mangio, carboidrati, che per me significa tanto mangiare carboidrati quando, hai una sorta di allergia agli zuccheri. E spendo giusto due parole qua. Non faccio più la Dukan, non perché non mi piaccia la Dukan o perché stamattina mi sono svegliata e non ho voglia di fare la Dukan. Non faccio più la Dukan perché ho avuto dei problemi di salute dove ci sono stati di mezzo medicinali forti e sotto consiglio medico ho dovuto e devo assumere i carboidrati per forza. Quindi sono contenta per voi che siete dimagriti tantissimo con la Dukan. Però anche io avevo perso 15 kg con la Dukan e purtroppo qualcuno l'ho ripreso quando ho cominciato a mangiare i carboidrati. Però in questo momento per me la cosa più importante è quella di non, oltre ai dolori che ho con la schiena, è quello di non piegarmi in due appunto per i dolori allo stomaco. Chiudendo parentesi e bando alle arance o sbando per le arance, come volete voi. Questa sera la nostra chef, eccomi qua, anzi guardate la mia capigliatura, con la coda non mi avevate ancora visto, stanno crescendo i capelli, quindi li cerco di ingellarli e fargli un pennacchio qua. Comunque questa sera sto preparando il pollo alla pizzaiola. E adesso vi lascio. C'è Vito che mi sta guardando sul divano così. Non riesco a capire se è una posa sexy o se mi sta dicendo sbrigati che c'ho fame. E niente, vi lascio alla preparazione di questo benedetto pollo alla pizzaiola. E come al solito vi mando un bacino perché lo dirò alla fine. Che si aprono la finestra e gli mando il bacino? Sì, Vito dice che lo dirò. Vabbè, se lo dico alla fine, taglio questo, boh. Quindi cominciamo con prendere le fettine di pollo che gentilmente Vito ci ha tagliato appunto dal pezzo di petto di pollo intero e le passiamo dentro nella farina. Le infariniamo un pochettino. Nel frattempo io nella pentola ho messo un pochetto d'olio che tra breve metterò a riscaldare perché così poi faccio rosolare 5-6 minuti per parte il nostro pollo con la farina. Questa ha fatto un incidente di percorso, però va bene comunque. Come potete vedere, più o meno, non riesco a capire, ecco, come fare. Ho messo un filo d'olio nella pentola e adesso mettiamo, se riesco a appoggiare il cavalletto in terra, mettiamo praticamente il pollo dentro a far rosolare. Abbassiamo la fiamma perché la pentola adesso è abbastanza calda. Facciamo rosolare 5 minuti per parte più o meno. Ok, ora che si sono cotte da un lato, l'una che gioca, le facciamo cuocere pure dall'altro. Mi raccomando, scusate se ogni tanto esco
dall'immagine, ma non è semplice girare il pollo e tenere la videocamera, perché ci sono le persone che hanno la fortuna che qualcuno gli tiene la videocamera. E a fuoco lento adesso facciamo rosolare anche questo lato e poi andiamo avanti. Pollo pronto, ora nella stessa pentola ho messo un po' di scalogno, lo faccio soffriggere un attimino e poi aggiungo della salsa di pomodoro. Adoro questa salsa di pomodoro, l'Annalisa. Secondo me è una delle più buone che ho mai mangiato. Facciamolo rosolare così, che così fa prima. C'ho l'aiutante. Ecco, se n'è andata. E ora aggiungiamo la salsa di pomodoro. Altro che Hell's Kitchen. Stasera ti sfido, Gordon. Adesso metto un po' di noce moscata, un po' di sale, senza farlo cadere, che è venerdì e io sono super steziosa. Metto un po' di... metto il cavalletto a terra, prendo un po' di concentrato adorabile. Le verdurine mutti, lo adoro, che è praticamente un concentrato di pomodoro e verdure. Scusate se sentite Vito parlare, ma è al telefono con Sky e ha deciso di mettersi al telefono con Sky adesso, giusto perché stavo facendo il video. Perfetto, adesso lo facciamo andare, lo copriamo, che così lui si asciuga un po'. Ok, la salsa si è ristretta e ho praticamente rimesso il pollo che prima era lì. Adesso l'ho rimesso qua, lo faccio andare a fuoco lento un pochino e poi tocco finale. Nel frattempo Gordon Ramsay se n'è andato e ha cominciato uno dei miei programmi preferiti. Lo guardate voi? A noi ci piace un sacco. Sì, sto parlando di Face Off. Mi ero fermata un attimo a ascoltare che cosa dicevano. Stasera è la finale. E adesso prendiamo una mozzarella, la tagliamo a fettine. Finalmente mi sta riprendendo qualcuno, ma non è più il cavalletto, difatti forse ora riuscite a vedere meglio. E niente, la tagliamo a fettine e poi dopo vi faccio vedere che cosa faccio. Ora adagiamo sopra il petto di pollo le fettine di mozzarella. Aia, mi sono scottata! Questa bella abbondante. Ed ora questa la mettiamo di qua. Prendiamo il coperchio e chiudiamo. Ed eccovi il risultato finale. Buon appetito!